Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento sull'analisi dei testi delle canzoni italiane. Nella scorsa puntata ho analizzato Zitti e buoni dei Maneskin. Quest'oggi invece vi propongo l'analisi di Voce di Madame. La canzone, pur non avendo vinto Sanremo e pur non essendo rientrata nella classifica dei primi tre, ha comunque guadagnato un buon posto raggiungendo l'ottava posizione e ben due premi. Il premio Sergio Bardotti come miglior testo e il premio Lunezia per il valore musical letterario che ha mostrato. La canzone, infatti, se analizzata in profondità, presenta un significato che non ci saremmo mai potuti aspettare da una ragazza di soli 19 anni, che ha un significato veramente molto interessante. Io lo definirei quasi un significato esistenzialista, perché in questa canzone c'è una ricerca dell'identità, del sé, della propria esistenza, che è riscontrabile, come dice il titolo, proprio nella voce, che è un mezzo di espressione dell'artista che mette in comunicazione l'io interiore della persona con il suo pubblico, con le persone circostanti, affermando quindi l'identità del proprio sé. Un testo che in qualche modo mostra anche un'evoluzione della persona, il passaggio dall'età adolescenziale in cui i giovani mostrano un conflitto interiore con se stessi, al passaggio appunto verso l'età adulta, dove invece c'è l'accettazione di ciò che si è nel bene e nel male, valorizzando quelli che sono i pregi e i punti di forza e accettando invece i difetti e i punti di debolezza che ognuno possiede. Passiamo quindi all'analisi testuale. Mi ricordo di te, ricordo i mille giri sulle giostre su di te. Ho fatto un'altra canzone, mi ricorda chi sono. Ho messo un altro rossetto sopra il labbro superiore. Mi ricordo di te. Con questa frase Madame sta parlando a se stessa e molto probabilmente sta parlando a un io bambina che ha a che fare con l'infanzia e con il passato. Ricordo i mille giri sulle giostre su di te, quindi probabilmente le prime volte in cui Madame ha provato a cantare da ragazzina, io almeno la immagino così. Quindi i mille giri sulle giostre sta ad indicare la conoscenza nei confronti di questa voce, che è una parte di sé che non conosceva in maniera approfondita e stava imparando a capire anche. E come succede molto spesso nelle giostre, un bambino, una persona si diverte, ma ci sono anche alti e bassi, dei momenti di brivido, di paura anche. E quindi immagino questa ragazzina che gioca con la voce scoprendo una parte di sé. Ho fatto un'altra canzone, mi ricorda chi sono. Quindi poi nel tempo Madame è diventata una ragazza che compone musica, che crea delle canzoni, e il fatto di creare un'altra canzone le ricorda che la sua identità è in qualche modo legata alla voce. Negli occhi delle serrande si stenderanno e io sparirò, l'ultimo soffio di fiato, e sarà la voce ad essere l'unica cosa più viva di me. Voglio che viva a 100 anni da me. Qui sta proprio ad indicare che nel momento stesso in cui sopraggiungerà la morte, quindi queste serrande che chiudono gli occhi, l'unica cosa che vivrà in eterno dopo la sua morte sarà la voce, grazie alla possibilità ovviamente di poterla registrare e riascoltare le canzoni. La voce sono in grado di darci l'immortalità. E in un certo senso questo è ciò che dice Madame. Quindi nel momento in cui io morirò, comunque ci sarà qualcosa di me che continuerà a vivere grazie alla mia voce. Voglio che viva 100 anni da me. Quindi l'augurio che si pone Madame è quello di riuscire appunto a raggiungere l'immortalità, quasi che viva anche oltre il suo ricordo, che sia un ricordo vivido e qualcosa di positivo, che rimanga un segno, che rimanga sulla terra di ciò che è stato. Fumo per sbarazzarmi di lei, ma torna da me. Sta ad indicare il fatto che c'è un contrasto interiore. Madame comunque è una giovane donna, ma è pur sempre un adolescente che sì, sta uscendo dal periodo dell'adolescenza, ma che sta vivendo dei contrasti interiori. Quindi qui c'è un senso di odio quasi
di fastidio nei confronti di ciò che dovrebbe essere bello, la voce, e quindi lei fuma per sbarazzarsi di lei, perché in un certo senso c'è sempre odio e amore nei confronti di quelle che sono anche le caratteristiche più positive quando si tratta, no, di essere dei ragazzi. Quindi anche se la voce è qualcosa di positivo, lei fuma per sbarazzarsene, perché odia appunto questa positività, questa sua voce. E poi perché molto spesso le ragazze e i ragazzi non amano molto la propria voce quando la registrano e si risentono, si riascoltano, non sono proprio del tutto convinti. Anche quando si tratta di cantanti affermati, molto spesso nelle loro interviste hanno detto che non piaceva, che a loro stessi non piaceva la propria voce. E quindi c'è questo odio e amore nei confronti del proprio mezzo espressivo. E poi c'è il ma torna da me, quindi questo voler però avere un rapporto con la propria voce, quindi anche se uno cerca in tutti i modi di sbarazzarsi di lei, nel caso di Madame fumando, in realtà poi c'è il desiderio però di ricongiungersi con la propria voce. Dove sei finita, amore? Come non ci sei più? E ti dico che mi manchi, se vuoi ti dico cosa mi manca. Adesso che non ci sono più, adesso che ridono di me, adesso che non ci sei più, non so se ti ricordi di me. E qui c'è un dialogo interiore in cui c'è l'assenza di questa voce che improvvisamente scompare, lasciando quindi un vuoto che in qualche modo è possibile descrivere a parole, tant'è che l'artista dice: se vuoi ti dico cos'è che mi manca, perché è una di quelle frasi che diciamo sempre nei momenti in cui magari avviene una rottura con una persona che amiamo, per farla tornare da noi, magari per cercare di avere ancora un contatto con questa persona. Adesso che non ci sei più, le persone ridono di me, perché lei ha associato la voce a tutto ciò che ha di più positivo. Il fatto che non ci sia più fa crollare in qualche modo la stima che ha di sé, e questo la porta a vedere gli altri quasi con un atteggiamento di ilarità nei suoi confronti, come se lei senza la sua voce non valesse poi così tanto e fosse invece soltanto la voce a darle valore e rispetto che merita. Non so se ti ricordi di me, quanto bello abbracciarti, che mi mancavi tanto. Sarà bello abbracciarti, dirti mi sei mancata. In un bosco di me c'è un rumore incessante, tu sei la mia voce. Quindi c'è alla fine un momento di tenerezza, di dolcezza. Ti ricordi di me, non te ne stai andando via lasciandomi per sempre, ma sarà bello invece riabbracciarsi, fare pace con se stessi, accettarsi e dirti tutto quello che ho dentro. È un po' questo un dialogo interiore nuovamente con se stessa, perché la voce alla fine rappresenta sempre una parte di noi, una parte dell'artista. In un bosco di me, questa è una metafora molto bella che sta ad indicare la parte più bella che c'è in una persona, dove però c'è un rumore incessante, quindi della confusione, una serie di pensieri che magari ti distraggono, ti fanno stare male. E il bosco sta ad indicare una zona invece coperta, una zona che è molto positiva, ma che nasconde in realtà tutto questo caos che porta comunque a stare male. Tu sei la mia voce, quindi proprio è come quando noi diciamo a una persona: tu sei il mio amore, tu sei la mia voce. È un'affermazione di appartenenza. In realtà questa voce è amata dall'artista, che sente di appartenere alla voce stessa e viceversa. È quindi un senso di appartenenza qui che viene espresso con una frase che è una vera e propria asserzione. Mi ricordo di te, mi vedevano ridere da sola, ma eri te. Qui c'è una frase che probabilmente è molto personale. Mi vedevano ridere da sola perché io immagino perlomeno Madame che magari con le cuffiette ascolta della musica e sembra che stia ridendo da sola, invece rideva perché stava ascoltando la musica, magari in una gita, non so, mi è venuta questa immagine
una gita sul pullman con le cuffiette che ascolta una canzone e ride da sola e la gente pensa che stia ridendo da sola, ma in realtà è perché stava ascoltando la musica. Ma questa è un'immagine strettamente personale della cantante con una mia interpretazione altrettanto personale che può essere vera come anche può essere tutta una finzione. Ho baciato un foglio bianco e la forma delle mie labbra ha scritto da dove nasci tu e che non morirai. E se negli occhi delle serrande si stenderanno e io sparirò, l'ultimo soffio di fiato darà la voce a quella che è l'unica cosa più viva di me. Qui c'è una metafora visiva, molto bella. C'è questa immagine di lei che poggia le labbra su un foglio e nasce da questo incontro la musica, nasce la voce, nasce un qualcosa che non morirà ma che continuerà a vivere. E ricollegandoci a quello che abbiamo detto prima, anche quando la cantante non ci sarà più, grazie alla sua voce potrà lasciare qualcosa ai posteri e continuare a vivere. Voglio che viva 100 anni da me, perché in giro mi chiedono di me e mi chiedo di te anch'io. Dove sei finita amore, come non ci sei più? E poi di nuovo c'è il ritornello. Lei vuole che viva questa voce anche quando non ci sarà più, perché le persone le chiedono comunque evidentemente della sua passione per la musica, delle sue canzoni, e lei si sente comunque valorizzata da questo, e anche lei si chiede della propria voce, magari ha delle aspettative di sé, magari ha dei progetti che hanno a che fare con la sua voce, quindi non è soltanto un fatto che è legato agli altri e alle persone che l'apprezzano. Baby, ne ho fatta di strada, ti ho cercato in ogni dove, nelle corde di gente che non conosco, ma in fondo bastava guardarsi dentro più che attorno, sei sempre stata in me e non me ne rendevo conto. Questa immagine mi viene anche da attribuirla un po' al periodo che stiamo vivendo del coronavirus, che non ci si può esprimere su un palco, quindi effettivamente viene un po' da chiedersi: ma dov'è finita la mia voce? Sì, stanno registrando, gli artisti stanno cantando in studio, ma non c'è più quella performance dal vivo, quindi viene un po' da farsi questa domanda: dove sei finita? Ti ho cercata in ogni dove e alla fine ho capito che in realtà non dovevo cercare negli altri o nelle corde, quindi nella voce degli altri qualcosa, ma invece dovevo essere semplicemente me stessa e dare risalto alla mia voce che in realtà era dentro di me e non altrove. Quindi qui finalmente avviene l'accettazione di sé, il ricongiungimento con la voce e con la propria identità, il superamento dell'età adolescenziale e l'arrivo dell'età adulta. Infatti nella parte finale c'è la frase: perché è bello abbracciarmi per sentirmi un po' a casa, ti ricordi le notti che urlavamo per strada, ma nel bosco di me ora siamo tornate e per sempre sarà che tu sei la mia voce. E qui di nuovo c'è una vera e propria dichiarazione d'amore nei confronti della voce, questo senso di appartenenza e questo voler esprimere se stessi e ciò che si ha dentro. E quindi finalmente c'è questo ricongiungimento e questa evoluzione che porterà probabilmente questa cantante a creare qualcosa di nuovo, perché fino adesso un testo così non lo aveva mai scritto e una canzone così non l'aveva mai creata, quindi probabilmente si aprirà una nuova fase per questa cantante e vediamo che cosa ci riserverà per il futuro. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi per i prossimi appuntamenti perché ho intenzione di fare delle altre analisi di altri testi e quindi ci vediamo alla prossima. Ciao!